Buona domenica, signori e signori, ed eccoci ancora qui nella Ma nostra tutte in casa, festa nella adesso nostra così? cucina, sempre, Sì. sempre, No, comunque. sapete che oggi è sciopero nazionale della bassa manovalanza. Addio a tutti. In realtà la bassa manovalanza adesso va a fare i Sì, perché mestieri. c'è la cameriera, il signore qua, capito? E mentre la bassa manovalanza va a fare i mestieri, noi oggi ce ne andiamo a preparare e faremo proprio una preparazione minuziosa, virtuale, eccetera, eccetera. Una cosa Ma alla va volta, entrate te! nella nostra cucina, dici sigla. Voi ci vuoi venire di sopra della bassa manovalanza? Mentre che già sta facendo i mestieri, starà settando i mestieri, si dice al nord, chiamasi i E sono mestieri, i servizi di casa. Allora, sei una rottura di scatole, una zecca la zeccamento. prima cosa che andiamo a fare No. è una crema pasticcera. Giuro, non mi vedrete in questa parte. Guardate, guardate il naso al naso stega che sei leggera, tutto stress mi fa scivolare, di qua e di là tutto dov'è. stress. Ok, allora oggi facciamo una strega napoletana. Eh, Una crema napoletana. Cioè quelle creme belle gelose che si mettono sui babà, che si mettono. Andiamo a fare. È diversa dalla crema che abbiamo fatto la salvatemi. settimana scorsa o 2 settimane fa. SOS. Facciamo questo perché poi dobbiamo fare qualche altra cosa. Procediamo con la crema. Nel frattempo Rosario va a fare il mestiere. Eccoci qua, semplici ingredienti per poter preparare la crema napoletana. Allora, andiamo a vedere: 2 tuorli d'uovo, 250 g di zucchero, 60 g di farina 00, una bustina di vanillina, attenzione, ingrediente segreto, 80 ml di acqua e 250 ml di latte. Come procediamo? Mettiamo lo zucchero con le uova, con i tuorli d'uovo e andiamo a mischiare. Non vi preoccupate se esce così perché c'è molto più zucchero di una crema normale. La quantità di zucchero è forse il doppio di una normale dose di crema rispetto alle uova, ma andiamo avanti. Allora, 80 ml di acqua, andiamo a mettere un pochettino. Questa è la cosa incredibile di questa ricetta, quella che darà lucidità alla crema. Dopo che abbiamo sciolto l'acqua, mettiamo l'altra acqua. Io non vi faccio vedere perché l'aiutante, la bassa manovalanza, si trova affaccendato in diverse faccende. Ci vediamo dopo l'acqua e il turno della vaniglia. Anche questa è un'operazione molto con una sola mano e con... Ok. E avendo messo tutta la vaniglia, possiamo andare a mettere i 60 g di farina tutti insieme e andiamo a mescolare energicamente, per evitare che si facciano due lumi. Procediamo. Che ci manca? Ci mancano 250 ml di latte. Allora, li andiamo a prendere, apriamo e versiamo. Cominciamo prima a filo, non troppo, tutti insieme, perché dobbiamo, diciamo, sciogliere un po' il composto. Quando ci siamo assicurati che è stato tutto preso, ce la facciamo, possiamo metterlo tutto. Ecco fatto. A questo punto non ci rimane che andare di santa pazienza sul fuoco lento e attendere, e sempre, sempre, sempre mescolando, attendere. Dovrebbe partire, ma che e attendere che si avanzi. E questo è quanto. Procediamo. Ed eccola qua, signori e signori, la crema napoletana densa, gelosa, molto molto bella.
E adesso cosa facciamo? La mettiamo in un piatto con la leccapentola e la copriamo con la carta, con la pellicola. La pellicola deve toccare, perché così si evita di fare i lappati. Dalla crema, ecco come vedete, madonna come cuoce. Allora, l'idea è questa. Vogliamo fare il pasticcione crema e amarena. L'idea è mia. Perché siamo ingiubinati? Perché mancano le uova, dobbiamo andare a comprare le uova. L'assuro io tre. In realtà non ce le avevo, avevo tre uova, non mi bastano perché devo fare una pasta frolla e non, due le ho messe nella crema. E dov'è il terzo? Ti è caduto. L'ho aperto nel lavandino, si è spaccato mille pezzi ed è caduto giù. È invalido, quando fa una cosa non sapeva, è invalido. Dritto nel lavandino e ho sprecato un uovo, una tragedia. Ma quando è scelto. Maro, no. Va bene, andiamo, vi portiamo insieme al supermercato. Ma andiamo. Guarda. Sì, perché dobbiamo vedere se riusciamo a trovare la marena, andiamo a vedere. E questa è la Polinesia. Perché... mascheriamoci. Mascheriamoci il nostro bel giardino tutto piovoso, spento, piove a go go e quindi a dirotto. No, veramente ora piove poco, però il nostro bel ombrello inverso e andiamo verso il supermercato, che è l'unica parte dove possiamo andare in questa schifezza di lockdown. Che dobbiamo fare? Procediamo. Facciamo vedere come carino questo. Scusa, ma perché sei nel taxi? Fammi capire. Che sciopero. Cioè, nel taxi con la mascherina, mi fai capire com'è la questione? Me la spieghi? Me la spieghi? Perché stai giù, stai così dietro? Perché io voglio andare a piedi. E allora? Protesta. Ma guarda, protesta in realtà. Ma sei peggio della strega dell'ovest. In realtà non si sa perché, ma c'è l'acqua. Seggiolino. Perché Carriolo sono uscita nelle sue guardie. Va bene, procediamo. Allora, ma dobbiamo andare a vedere le confetture o più che le confetture, forse le marene fambri, voglio andare a vedere direttamente se ci sono nel reparto dolci. Ho detto la pubblicità, ho detto la marca. Ricordiamoci le uova. Sì, le ho trovate, eccole qua, va bene. Allora, siamo arrivati adesso alla preparazione del pasticciotto. Come vedete abbiamo trovato le amarene e... lo stanno. Abbiamo fatto vedere prima, eccole qua. Ma ci arriviamo... Copri che non è pubblicità occulta. L'abbiamo fatto vedere anche prima al supermercato. A questo punto, 300 grammi di farina nella nostra planetaria. Poi, 80 grammi di zucchero. Mettiamo tutto insieme intanto, no? Proprio. Due uova intere. E... 100 grammi di burro, che ho fatto sciogliere un po', non è una cosa che si dovrebbe fare proprio, però... Appunto, questa è la tua solita modifica alle ricette. Modifica perignana, proprio. Modifica perignana. Detto questo, cosa basta, la vuoi strizzare? Ah? La volevi strizzare? Sì, volevo strizzarla, ma ci mancano due cose. Una bustina di vaniglia. E un cucchiaio di... un cucchiaino bello abbondante di lievito per dolci. Mettiamo tutto in planetaria, andiamo. Allora, è il momento di mettere... la foglia, tutti gli ingredienti e partiamo. Vai lento. Appena si rapprende tutto, ci fermiamo. Sapete che la pasta frolla è una pasta frolla, quindi non deve essere molto lavorata. Quando si rapprende, la prendiamo, la fa la palla e si mette in frigo a riposare per 30 minuti. Direi che può anche bastare così. Ed eccola qua, è finalmente il turno della bassa manovalanza. Sì, certo. Forza, ragazzi. Oggi è finito lo sciopero. È finito lo sciopero? Allora, lui adesso prende tutto, facciamo che lo sai, cerchiamo di qua dentro. Come vedete c'è ancora un sacco di lavoro da fare, però no, bisogna fare di prendere quest'altro film. Sì, appena riprende. Butta tutto sulla cosa. Ed ecco fatto, a questo punto lavoriamo un po' a mano. No, giusto un po', perché altrimenti il calore della mano continua a sciogliere il burro. Si deve amalgamare un po' tutto, dopodiché la mettiamo in una pellicola e la facciamo stare 30 minuti in frigorifero. Bene, facciamo vedere. La palla è fatta, eccola qui. Adesso prendiamo la pellicola. Quindi
la copriamo completamente con la pellicola. Se riuscissi sì, a recuperare buonanotte. Vabbè, la copriamo completamente, fidatevi, la mettiamo in frigo per 30 minuti. Perché il burro deve raffreddarsi, altrimenti il burro più lo lavori col calore delle mani, più si scioglie e non alzerete mai più la vostra pasta frolla dal tavolo. Ciao. A questo punto, imburrato e infarinata la teglia, uno stampo da 24 cm, non troppo veramente, butambur. Sì, perché dopo che l'hai imburrato fa scendere la farina in eccesso. Esatto. Adesso andiamo a lavorare la pasta frolla. Allora, facciamo... Abbiamo steso un po' di... Poi, col mattarello... Se non andiamo. Ce la fate, mettete la carta forno su. Io uso la farina. Ok. E stendiamo quanto più possibile. Tutto. Sì. Quella di chiudere, arrotolare nel mattarello e riaprirlo sulla teglia. Aspettate che vada per la teglia. C'è una maestria che io non ho. E quindi lo fa la bassa manovalanza. Vedete? Tanto bello. Ci vuole molta farina per fare questa cosa. Spegni? L'abbiamo tagliato. Ci vorrebbe lo stampo della crostata. Ce l'abbiamo. Questa è quella che si farà il di sopra. Ma andiamo a guardare il di sopra adesso. Sì, cerchiamo di rifare una palla qui però. No, sbatacchiamo o svacantiamo la nostra crema. Tutta all'interno della teglia. Sempre perché le nostre famose schifezze qua non funzionano. Si è stato vinto. Vabbè, a questo punto livelliamo alla bene meglio e poi prendiamo. No, va bene meglio. Livella. Livelliamo. E poi prendiamo le amarene. Bene meglio significa a bene e meglio. Adesso il momento amarenoso. Mettiamo le amarene un po' ovunque e poi si procederà alla chiusura dopo. Ed ecco qua, abbiamo fatto quindi questa pizza di creme amarene praticamente. Adesso dobbiamo chiudere. Dai, perché il cucchiaino andava tolto. E che devi fare? Dove ce la devi mettere? Dopo si chiudernisce finalmente. Vabbè, lascia perdere, non lo sai. Procediamo, stendi la pasta. Udo affetto, stendi la pasta. Poi la giro, la abbasso. Allora, la bassa manovalanza in questo momento sta spennellando. Non sono d'accordo su questa cosa, ma Perrini ha deciso che deve essere così. Perché così diceva la signora del video che a sua volta stiamo copiando, più o meno ovviamente, come al solito. Così decideranno sempre... per il pranzo. A questo punto, dopo che abbiamo fatto questa imburrata, ma un poco poco, perché a cosa serve questa cosa? A far attaccare lo zucchero che adesso ci dobbiamo andare a quindi ce l'ha già messo. Ci devi mettere lo zucchero. Esattamente. Quindi, questo è fatto. Spostiamoci dalla cucina prima di fare un disastro. E quindi dovrei fare così? Esattamente. Okay. Esattamente. Vediamo che ne vai, ecco. Apriamo di zucchero. E poi in forno. E basta, e poi in forno per 35 minuti a 175 ventilato. Ok. Sto perfetto. Ciao. Ed eccoci qua, ecco pronto il nostro pasticcino napoletano. Alla nostra maniera, dobbiamo vedere come viene. Uè, ma che freddo! Ah, adesso lo dobbiamo aprire. Io sono qua. Allora, con questo coltello gentilissimo andiamo a fare. Io mi piace la prego a fare un coltello. Molto. Basta, fette esagerato. Basta, funziona. Fette, fermati. Non vieni troppo vicino. Aspettate, facciamo vedere. Sì, fatti il gatà per voi. Ottimo! Non guarda.
Procediamo. Ciao.